Non so di preciso il perché, ma avevo una voglia allucinante di registrare un video oggi. Ultimamente sto registrando un sacco di video e questa settimana, nello specifico, non ho dovuto registrare nulla. Quindi mi sono svegliato e ho detto, oggi registro, a caso. Se esce qualcosa di divertente, che può intrattenere, lo pubblico, altrimenti prendo il video e lo butto nel cestino. A parte che prima di andare a fare qualsiasi cosa voglio vedere i micini che mi sono nati. Permesso. Ciao. Ciao ratti. Ciao. Come fate a essere così morbidi? Il mio programma di oggi è quello di andare a casa di Michele Molteni, rubare il Dune Buggy e portarlo dal mio meccanico, che presumo stia per diventare anche il meccanico di Michele, dato che per l'appunto Michi deve portare su Dune Buggy da Atti per fare dei lavori. Non so niente, non vi voglio spoilerare niente, non so neanche se appunto questa cosa potrò dirla nel caso l'avrò censurata. Ora faccio uno squillo a Michi e vediamo se è a casa. Se è a casa parto col furgone, vado là e prendo il Dune Buggy, e mentre vado da Attilio vado anche da Woody Racing a prendere un bel po' di roba. Michi, non vi ho detto che raga stamattina ho centrato in pieno una transenna in macchina? La roba assurda è che non si è fatta niente, cioè non riesco neanche a capire dove l'ho centrata, però ho spostato la transenna di 1,5 metri. Abbandoniamo la macchina e prendiamo il furgone. Vamos. Andiamo da Michi. Mamma mia. Mamma mia. Ma chi ci abbiamo qua con sta masnaga te? Ma perché devi sempre dire dove abiti che poi ti entrano in casa i ladri? Adesso raga gli rubiamo il mezzo. Ma com'è che nelle copertine dei video questi sembrano sempre molto più grandi? Perché le copertine clickbait funzionano raga. Adesso dobbiamo ingegnarci per caricare on the furgon house il Dune Buggy house. Un bel macell house. Sì, ciao. Facciamo. Se l'abbiamo caricato su quel catorcio di Edo. Oh! Ciao Edo. Occhio alla videocamera, eh. Ma che bastardo, è proprio apposta si è andato lì. Pesa tanto. È più grosso questo qua o tuo K? Oh! Codighe te! Mamma mia! Ma quanto sei fresco te? Capra, in realtà sono pezzato come un babbuino col culo peloso. Cioè praticamente tu questi qua li usi per non rovinare la scaletta, giusto? Per non rovinare il piano, cazzo me ne fotte la scaletta, la scala l'ho rubata da una parte. Raga, oh ma c'è anche lo spazio per la targa, possiamo mettergli la targa. Però poi non è più interessante, perché io devo rischiare un po' la... Bravo, fra, mi piace così, sbivi. Metto la maschera, tanto sono tutti che sono io. Zio. No, serio. Ah, la mia. Ma questa qua è la mia maschera, zio. Quindi, ho rubato il Dune Buggy di Michele Molteni. Poteva fare la copertina tipo, ma non la faremo perché siamo degli youtuber falliti. Parla per te, zio. Io saluto Michi e vado da Attilio. Prima di andare da Attilio, passo da Woody Racing a prendere un bel po' di roba. Arrivati da Woody Racing, andiamo a rompergli le palle come sempre. Il mio obiettivo ogni volta che vengo qua è svaligiargli il negozio. Non credo che gli faccia molto piacere però. Mamma mia quanto è official così. Allora? Abbiamo fatto la spesa. Carichiamo tutto quanto. Adesso scanniamo, andiamo da Attilio a portare il Dune Buggy di Michi. Finalmente, e mi ero pure dimenticato, devo anche fargli sistemare due robine della Wheelie Machine. E devo portare a casa la Wheelie Machine soprattutto. Ora scarichiamo il Dune Buggy. Poi vi devo far vedere una cosa, raga. Ve la voglio spoilerare. Non so se andrò oggi a montarla a casa, però fighissimo. Atti, si è fatto queste placchette personalizzate. Oh, mi togli la plastica, per favore. Vai, toglila. Si è fatto queste placchette personalizzate e adesso andiamo a metterle sulla Wheelie Machine. Così almeno non potrei dire che l'hai fatta te. Come il titolo, ho costruito. Sì, ma lo sai che mi ha dato fastidio? No, ma te l'avevo chiesto, pezzo di merda. Minchia, ma come cazzo è Sergio? Ma cazzo è? Oh, ma il pezzo nuovo del K che ti ho fatto vedere prima com'è? È bellissimo. Minchia se è official. All'opera ragazzi. La Wheelie Machine, lo dico per chi non lo sa ma lo saprete tutti se mi seguite, è lo strumento per impennare, no? Questa barra è dentro nel forcellone. Stiamo facendo la stessa barra, leggermente più lunga, per anche ITM. Quindi potremo montare poi ITM sulla Wheelie Machine. Così ed è contento. Ehi, Micio, che cazzo fai bro? Non entrarmi magari nel furgone, va bene? Dai. Abbiamo caricato la Wheelie Machine. È giunto il momento di ritornare a casa. E qua dentro, proprio qua dentro, c'è una cosa per il KTM che vi voglio far vedere. Abbiamo un problema. E il problema è esattamente questo. Pronto a fare 150 euro di diesel a sta roba, vedrete. Porca puttana, non va bene. Scherzavo. Essendo self ho potuto fare solo 100 euro. 56 litri, bella merda. Ottimo direi. Andiamo a casa che ho già sentito un mio amico per montare il pezzo che mi ha dato Woody Racing, che vedrete fra pochissimo. Ma tanto mi sa che avrò dato il titolo al video proprio con quella cosa qua. Prima di scaricare tutto mangio qualcosa, dato che sono già le 7 e non me ne sono neanche reso conto. Ma che bella luce c'è a quest'ora per fare i video. Bello. Allora vi faccio vedere cosa mi ha dato Woody Racing. Questa bellissima tanica da 20 litri. Stupenda, perché quando andate a inserirla nella moto, praticamente togliendo questa sicura,
dura, non esce la benzina finché voi non schiacciate. Qua c'è un bellissimo gazebo marchiato Woody Racing. Vi consiglio di venire a seguire me e loro su Instagram. A breve penso faremo un post proprio con quel gazebo, con sotto le mie motorettine magari in pista. Poi mi sono fatto dare, da quando ho il furgone nuovo ho sempre usato questa merda di rampa qua, che è orribile, è pesantissima, è scomodissima. Quindi perdonatemi se l'ho imbragata, ma mi sono fatto dare questa rampa pieghevole che, raga, è di un leggero che non potete capire. L'ho provata al volo, è una figata. Pieghevole, piccolissima, leggerissima, è esattamente l'opposto di questa cosa qua. E poi la infili ovunque. Top. Penso vi lascerò tutti i vari link in descrizione di tutte queste cose qua, se volete. Comunque andate sul sito di Woody Racing, le trovate. Adesso arriva la chicca. Aspetta, no, scherzavo. Quella è già finita là, perché è proprio là che rimarrà. Non è altro che una ecotanica, sostanzialmente quella che metti sotto alla moto quando fai i tagliandi, così tutto l'olio che sgocciola finisce dentro lì, poi chiudi il tutto, vai in discarica e butti l'olio, dato che, come ben sapete, non può finire nei tombini o nel cesso. E io di solito, quando non avevo l'ecotanica, mettevo tutto l'olio in tutti i miei barattoli, solo che arrivavo a un certo punto in cui non sapevo distinguere qual era l'olio nuovo e quello esausto. Anche no, mi sono fatto dare quella, super easy. Pezzo forte, siete pronti? Questo, raga, questo è il fottutissimo pezzo forte. Bellissimo silenziatore HGS, raga, arancione, raga, è stupendo, è veramente bellissimo. Ovviamente per il K125, ma avete sentito anche voi? Niente, quindi come vi dicevo il silenziatore è per il KTM. E adesso sta arrivando il mio amico Simo a montarlo. Eccolo il Simo. Sei pronto? Fra, la monti te? Performance. Qua dentro dobbiamo mettergli il gommino. Oh, quelli fatti apposta stavolta, non quelli inventati. Bravo zio. Dato che non ci piace l'arancione, non ci piace per niente, raga, ci siamo attrezzati. Siccome in garage purtroppo ci sono 5 moto e 3 non le potete vedere. Porco diez. Però devo dire che è veramente figa la performance con le luci così. Fra, ma che colore c'hai in ballo, Teo? Sei capace di rimuoverlo? Quanto è bello che su K non bisogna smontare niente per togliere il silenziatore. Ti ricordi che sulla KM dovevi togliere pure il blocco quasi? L'accendiamo così? No. Quanto andava dentro così? Ma zio, ma io che cazzo ne so? Mille euro di chiavi buttato nel cesso. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma quanto è bello. No, fra. No, fra. Andiamo a provare il K adesso. Vediamo se riusciamo a fare qualche video. Ma con sto buio non si vedrà un cazzo di niente. Allora, lo scarico originale devo dire che fa un po' cagare così. Però quanto può essere bello l'HGS così. Cioè, veramente è spettacolare. Provo a farmi due pinne e un'apertura. Scarico originale non ce n'è, ti giuro. Cioè, io penso di essere convinto che con lo scarico originale completo la moto vada molto più che con tutti gli scarichi. Assurdo. Poi chiaro, proveremo anche l'espansione HGS, però cazzo, così sembra veramente che come l'originale non ce n'è. Come sound è bello, perché il sound mi piace un botto, però a livello di prestazioni sono in dubbio. A brevissimo arriverà anche l'espansione HGS, dateci circa un 2, 3, 4 settimane al massimo. Poi proveremo tutto lo scarico completo, vi farò sapere un attimo come mi trovo. Preparatevi perché questo lunedì uscirà il video in cui Paki distrugge la sua moto sulla Wheelie Machine. E molto probabilmente lunedì prossimo uscirà il video in cui abbiamo lavorato il cilindro del K e abbiamo rifatto il pistone. Attivate le notifiche per non perdervi i video, oppure seguitemi su Instagram. Bella!